futuro prossimo. Il veggente ungherese è ancora DVB. Molti anni dopo frequentavo il cerchio Chesed e venne da noi un veggente che ci sorprese per la sua nitida visione soprattutto del futuro prossimo. Gli chiedemmo: tu come fai a sapere queste cose? Il veggente sembrò riflettere, poi disse: pensavo di saperle da piccolo, quando vedevo mia nonna che era morta e che mi aveva cresciuto. Gli altri, tra cui mia madre, non la vedevano. Mia nonna era diabetica e si era ammalata di tubercolosi, contagiata da mio padre, che per molti anni prima di operarsi aveva avuto un ascesso polmonare di origine tubercolare. Mia nonna fu ricoverata nell'ospedale Forlanini di Roma, che allora era un tubercolosario. Mia madre l'andava a trovare con me la domenica. Io non potevo entrare nel tubercolosario e da un giardinetto vicino all'ospedale intravedevo mia nonna, che con mia madre si affacciava ad una finestrella della corsia dove aveva il suo letto. Mi salutava con la mano e allora già vedevo situazioni che poi si sarebbero avverate. Le vedevo reali, come mia nonna che mi salutava. «Da quando hai iniziato a sperimentare con gli altri la tua veggenza?» chiese scettico un partecipante che quel giorno veniva per la prima volta nel cenacolo Chesed. «Da quando ho smesso di andare all'università, dove arrancavo, e ho deciso di fare il commesso in un negozio. Poi un amico mi ha parlato della medianità e ho iniziato a sperimentare qui la mia veggenza in maniera regolare, anche se la veggenza mi fa tanto soffrire». «Perché ti fa tanto soffrire?» «Perché una vita a metà tra ciò che vivo con gli altri e ciò che vivo in una dimensione che non so decifrare, che mi sembra futuro ma che a volte mi sembra passato e che spesso mi piomba in una cupa disperazione. Spesso provo paura e tristezza per il fatto di essere ancora nella condizione umana. Perché tristezza? Perché non mi sento più uomo, eppure so di esserlo ancora. A volte mi sveglio che tremo fra le lenzuola attorcigliate e sento che il mio equilibrio sballa e capisco che se non riesco a raccogliere i pezzi finisco per perdere la ragione. Però so anche che l'altra dimensione con cui convivo non ha nulla a che vedere con la mia mente. E allora mi capita una visione che per gli altri è incredibile. «Quale?» chiese il partecipante del Chesed. «Quella in cui adesso vedo lei», disse il veggente. «E sembro assentarsi da noi. Perché? Che cosa vede?» Il veggente non rispose. Forse non ascoltava. Dopo qualche secondo disse: «Lei sta in moto, in una via che mi sembra una via consolare. È una mattina molto luminosa, quando perde il controllo della moto, sbatte contro il guardrail e la moto precipita su di lei». Chi aveva fatto la domanda si alzò di scatto dalla sedia pieghevole, stupito insieme risentito, forse perché il veggente aveva scoperto un evento della sua vita che lui aveva rimosso. Vedemmo quell'uomo alto e robusto, con un ciuffo di capelli candidi, il viso rossiccio e un sorriso imbarazzato. «Perché ebbi quell'incidente?» chiese. «Non lo so», rispose il veggente. «So soltanto che accadde». Detto questo, si chiuse in un silenzio che sembrava pieno di riflessioni, come se la sua veggenza lo avesse riportato in un tempo che era passato, ma che non passava mai. Un partecipante chiese al veggente: «Ma lei come ha fatto a vedere un incidente accaduto tanti anni fa?» «Mi prende uno strano malessere, come un vortice che tende a portarmi via da dove sto. Con il tempo ho capito che si tratta di un vuoto mentale, come se non avessi più la mente. Un vuoto che devo colmare con qualcosa, ma non so con che cosa. È come se mi affacciassi su un paese ignoto». E poi chiese un altro: «Poi il vuoto è colmato da qualche notizia, come quella dell'incidente in moto. Tutto mi viene da un luogo dove io mi sento solo ed estraneo e spesso impaurito. Allora comincio a vedere?» Il veggente rimase in silenzio,
sembrava che guardasse i presenti da dietro una nuvola. Dopo un po' rispose: «Vorrei tanto che mi seguiste in questo paese dell'ignoto». «È generoso da parte tua. Ti dispiace se ci penso su?» scherzò la partecipante. «Non ci pensi troppo, altrimenti non ne farà niente», disse il veggente. «Perché?» «Perché credo che il fenomeno di cui io sono tramite, tutti i fenomeni che sono chiamati paranormali, hanno poco a che fare con la mente. Quando ero molto giovane, con alcuni amici nella campagna vicino a Grosseto, decidemmo di sperimentare la mia sensibilità nella ricerca delle sorgenti sotterranee di acqua. Avevamo scelto l'acqua perché avrebbe permesso a me e ai miei amici di guadagnare qualche soldo dai contadini che ci chiamavano per trovare un pozzo. Le prime prove dettero dei buoni risultati e così decidemmo di continuare. La ricerca dell'acqua si svolgeva in questo modo. Camminavo in una certa zona, cercando di fare il vuoto mentale, di fare a meno della mente, per accedere alla dimensione dove vedo anche il futuro della gente. Se passavo sopra qualcosa di diverso dalla struttura del suolo, sentivo una vibrazione come una scossa elettrica che mi percorreva tutto il corpo, partendo dai piedi. Era una presenza che non apparteneva al suolo su cui ero io e che vedevo. Poteva essere dell'acqua, un oggetto sotterrato, un metallo, un minerale o altro. Per saperne di più mi servivo di un testimone, come fa chi legge le carte. Se cercavo l'acqua, il testimone era una bottiglietta d'acqua che tenevo nelle mani, con cui passavo e ripassavo sul luogo. Se nel sottosuolo c'era l'acqua, una scossa mi informava che sotto i miei piedi vi era qualcosa che aveva a che fare con la bottiglietta che tenevo in mano. Dopo qualche mese ero diventato molto preciso. Ero capace di sentire la presenza di un ruscello sotterraneo in mezzo a una collina. Indicavo ai contadini il punto in cui dovevano scavare e a quale profondità si trovava l'acqua. «Ma il futuro come lo vedi?» lo interruppe chi aveva subito l'incidente con la moto. «Lo vedo come un clima, come un ambiente in cui sono immerso e da dove a poco si distaccano le scene che riguardano una persona. E la persona è l'indirizzo dove va la mia attenzione. All'inizio la persona mi appare come una statua antica, senza orecchi, senza naso e senza occhi. Poi la persona viene fuori con le sue scene, da una marea di altre scene che contengono persone indistinte. In uno stato di sopore indifferente, vedo lentamente le scene future di quella persona che mi sembra un pellegrino in fuga da se stesso. Ma quale futuro vedi? Il futuro prossimo, la realtà più vicina a me, che vedo come futuro. Perché solo il futuro prossimo? Non lo so. Mi sembra di muovermi liberamente nel clima che ho descritto, ma a parte l'eccezione di questa sera, non riesco a vedere altro che il futuro prossimo della persona con cui mi metto in contatto. È come se la gittata della mia veggenza non arrivasse più lontano. E ti sai spiegare perché? Forse perché il futuro lontano non si è ancora formato, o perché la mia veggenza non riesce a vederlo.